Hey!
un'icona di questo balcone, scrittore caro, Poveria da Marcocino, Bruno Palevarco. Ciao, benvenuti a tutti. Allora io insomma di solito chiudo il balconcino con l'omelia e invece questa volta vi do il benvenuto e ho scelto un'omelia storica che parla di memoria, in quanto io ritengo che la memoria sia una delle poche cose in grado di salvare questo paese, questo cazzo di paese dalla deriva fascistoide e reazionaria in cui si è avviato. Si chiama La memoria è un pezzo di futuro. Senza memoria io non sono niente, tu non sei niente. Senza memoria questo paese non è niente. Ricordiamoci che abbiamo portato il verbo con le armi, arrivando fino in Oriente. Ricordiamoci che bruciavamo i blasfemi, gli eretici, i miscredenti e i diversi per le strade, nelle piazze. Ricordiamoci che siamo partiti con le pezze al culo e la valigia di cartone verso terre più ricche e con più opportunità di sopravvivenza che la nostra. Ricordiamoci, Cristo Santo, che qualcuno ha fatto la resistenza in questo paese. Qualcuno ha combattuto per liberarci dall'oppressore, dall'orrore della guerra. Io non c'ero e tuttavia non me lo posso scordare. E tanto più me ne ricordo quando vedo che i diritti delle persone continuano ad essere calpestati come se non ci fosse stata nessuna guerra e nessuna resistenza. Ricordiamoci che in questo paese pistole, bombe, attentati hanno sparso sangue innocente in un simulacro di rivoluzione e controrivoluzione. Ricordiamoci che una generazione fa qualcuno ha scioperato, ha eretto barricate, ha preso manganellate perché tutti potessero avere un'esistenza migliore. Io tanto più me ne ricordo quando vedo che giorno dopo giorno quelle conquiste, quei diritti vengono negati, smantellati, assassinati perché quella stessa generazione che si è battuta per ottenerli non ha più memoria. Memoria e coscienza, memoria e consapevolezza, memoria e occhi aperti e vigili. Memoria e protesta, rivendicazione, come questo balconcino. Memoria e non smettere mai di combattere per la libertà, la giustizia e per i nostri diritti. Se pensate che questo sia un semplice esercizio di retorica, vi sbagliate. La memoria è un dovere. Specialmente quelli come me che scrivono hanno l'obbligo di tenerla viva, di rinfocolarla e fare in modo che nessuno dimentichi qual è il nostro passato e cosa siamo stati, perché la memoria è un pezzo di futuro. Grazie, buon balconcino a tutti. Johnny!
coraggio di cercare la verità. Giovani, arte rivoluzionaria. C'è bisogno di una nuova primavera. Giovani, non abbiate paura. Sappiamo, ma è davvero solo un quiz, un live, un piccolo intervento. Normalmente i gruppi che vengono qui sono stati più di 1000 in 8 anni, suonano sempre gruppo Spalla Nostra, perché sono noi, siamo in questa città come dei Led Zeppelin, 400 concerti sotto casa con gli applausi. Grazie per questo che ci fate sentire così immeritatamente. Oggi suoniamo noi prima, suoniamo noi prima perché è una giornata speciale, perché abbiamo un gruppo speciale e faremo quindi casino prima, ancora meglio, perché dopo no. Cosa dovevo dire, un'altra cosa? Ah sì, dovevo solo dire che questo adesso sarebbe uno spazio di ANSA, quindi trattasi di normalmente ci viene a trovare la vicepresidente di ANSA nazionale, oggi è stata trattenuta con vari altri impegni che fanno con questi ragazzi, perché trattasi di ragazzi nello spettro autistico e quindi si tratta di un'associazione di amici, parenti e operatori per gli ragazzi nello spettro autistico, di cui oggi in rappresentanza abbiamo Riccardo ed Edoardo che sono servizio d'ordine giù, e infatti vi hanno accolto loro alla porta dandomi anche il biglietto della lotteria e qualsiasi problema avete chiedetelo loro. Servizio d'ordine al balconcino, Riccardo e Edoardo, un abbraccio se ti sentite. Bene, fischia un po' qua. Si mette un pizzico un po' di dietro. Ok, adesso facciamo una canzone un po' strana, diciamo così, un po'. Ha un titolo fuorviante, si chiama Suicidio Collettivo. Noi, come sapete, siamo stati costretti a scrivere canzoni intelligenti perché ci hanno subito accusato, va bene, voi cantate dal balcone di casa, però dall'alto si vede meglio, non è che potete fare canzoni così giusto per cantare. E quindi noi abbiamo voluto impegnarci, e quindi questa è una di queste canzoni, è una canzone esistenziale, non è una canzone cattiva. Vi invito, perché non vedo niente a queste luci, però vedo che si sta facendo il tappo, vi invito veramente a avvicinarsi, c'è ancora molto spazio anche di là, lì dove c'è spazio alzate la mano, siamo un po' una volta si sarebbe siamo un po' comunisti, diciamo, su queste cose, ma se vi dispiace questa parola, io sono in Cosolavo, se lo superate io non c'è problema, venite avanti, facciamo i collegiali, facciamo diciamo anticompetizione e per condivisione, ecco, grazie per questo, quindi Suicidio Collettivo.
Adesso un altro momento speciale, un poeta speciale, uno scrittore speciale, un intellettuale speciale, ufficialmente il poeta, no, devi stare col Beppe, ti ho detto, sempre. Otto anni siamo qui, siamo professionisti incredibili, qui su questo balcone, e ancora non si segue la scaletta che io scrivo 3 giorni prima di notte fino alla mattina all'alba sto sveglio. Ok, bene, un applauso a Giuseppe Girardi, poeta e scrittore. Che Giuseppe sia cieco e non vedente è una particolare e assolutamente marginale, ma sarebbe marginale se non fosse un artista. Non parlatemi addosso, aspettate, quando finisco la presentazione, poi parlate voi. Adesso mi dovete rifare questo favore, non venire. Non ve lo chiedo mai il favore, lo chiedo adesso. Giuseppe Girardi, un applauso grosso! Non mi avrete mai, anche quando le continue insidie si fanno sempre più minacciose, con le mie spalle al muro, che più indietro di così non ci sono, con quelle pareti così alte e viscide, di piscio e di muffa, che tutto fa cogitano, e tutto intorno infondono quelle semplici nausee. Non ho mai offerto alcun alibi che non quello di un orizzonte etero di pietate verità e di agghiaccianti sorrisi, mentre lo schifo sembrava impadronirsi di me e dei miei sensi, tanto da sputare con atti di vomito e veleno al solo immaginare di arrendermi al solito sprezzante infinire di moto di coro, mentre la mestizia di mio già avanzava le più inimmaginabili assoggettazioni. E nonostante le più semplici adeguazioni, di conveniente effetto, il mio impetuoso essere ancora si staglia nel mio petto, di cuore e animo, mai sazio, mai domo, non mi avrete mai per quel desiderio di ricerca di verità come in un luogo nel quale io creo come fossi Dio, da cui non riesco ad emancipare altro che qualche residuo di uomo, preso solo e inaggirabilmente libero, come ho scelto di essere. Non è un semplice delirio, ma è una vera dichiarazione di guerra nei confronti di questa menaccia umana. Questo film non è, e non ditelo a nessuno, bevetelo, però non ditelo a nessuno, perché ce lo manda una cooperativa sociale di Grottaglie e Taranto, paese di Daria,
che hanno sentito che siamo al processo perché facciamo gli artisti veri, diciamo così, ecco, loro subito ci mandano dei carichi da 100 litri di primitivo di manduria, 18 gradi, che normalmente va nei ristoranti più di lusso, eccetera. Voi vendetevelo, offritelo, vi danno un contributo e si va avanti. E quindi io vi ringrazio per questo contributo, ma assolutamente per chi, diciamo così, estimatore di vin brûlé di questo tipo, non ditelo a nessuno, però chi vuole assaggiare, ha detto bene, chi vuole assaggiare ce n'è, non so quanti, 10 litri ci saranno. Ok, adesso abbiamo una canzone che introduce. Dedicata al nostro amico che si sentì male dopo, travolto da troppe domande senza alcuna risposta, e così per aiutarlo gli cancellarono i pensieri. In questa occasione particolare ne approfittiamo per ricordare un nostro ex concittadino che ormai da 2 anni e mezzo non è più tra noi perché è morto durante una TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, su una panchina in questa città. E dunque per tutti quelli come Andrea Soldi, tutte quelle persone che sono state, diciamo, impedite a sviluppare, a far fiorire la propria essenza, Fanculo Pensiero, che è anche il titolo di un bellissimo romanzo tuttora edito da Feltrinelli e tuttora in libreria, scritto dal nostro autore e chitarrista Maxim Christian. A voi Fanculo Pensiero.
delle mamme in piazza per la libertà di dissenso, una, diciamo, occasione speciale. Loro sono Lorena e Giulia, in rappresentanza di un comitato che si è creato spontaneamente alcuni anni fa, perché in comune hanno quello di avere dei figli che hanno subito delle misure restrittive per essere stati partecipi di lotte sociali. Per questa occasione particolare, di questo balconcino partigiano, faremo un collegamento con una persona che ci sta particolarmente a cuore. Trattasi di Nicoletta Dosio, attivista NOTAV di Bussoleno, che a 73 anni ha deciso, non è che si decide di andare in carcere, ha deciso di rinunciare alle misure, diciamo, che le avrebbero impedite da tale età di varcare questa soglia, e oggi ci spiegherà, grazie alle mamme, il motivo di questa sua scelta. Do la parola a Giulia. No, dato la parola a Nicoletta. Nicoletta, sei a balconcino, senti l'applauso della gente. Definitivamente tutta questa
quanto alla valletta della Zarea e a prendere e a occupare quello che era il nostro presidio, che è quella casetta bellissima che avevamo costruito proprio come punto centrale di resistenza. A difendere quella casetta c'erano persone presenti questa notte. Un mattino presto arrivarono e scoperarono. Tra coloro che cercavano di avvicinarsi alla palestra e arrivarono alla palestra c'era Giulia, un papà che attualmente anche lui è sottoposto a una chiusura veramente odiosa, che è quella della cena di Santa, che lo costringe a tornare tutte le sere a dormire in carcere e poi al mattino prestissimo a poter ripartire, fare 60 km per andare a lavorare nei campi, perché Luca è un contadino. Luca in quella circostanza è una caduta dal giornalismo e dalla televisione su cui si era rapitato perché era inseguito dai poliziotti. Infatti rimase giorni tra la vita e la morte e perché nelle conseguenze che ancora non sono finite del tutto. Luca per tutto questo non ebbe alcun risarcimento, mentre deve pagare durissimamente una presenza davanti alla difesa di una casa occupata del 2009, questa non c'è tempo. Luca tra la vita e la morte, una base di stabilito, la lingua più volte sull'autostrada, la repressione risponde durissimamente con centinaia e centinaia di poliziotti che il 29 di febbraio inseguirono i manifestanti sull'autostrada, c'era tutto il paese, c'erano davvero migliaia e migliaia di persone, entrarono nel paese di Cussoleno, portarono macchine, tende di persone, portarono addirittura l'entrata di Cuba per entrare a prendere degli nervi avventori e i bancocerti denunciare. Allora, contro tutto questo, continuando i giorni successivi la mobilitazione. Una di queste è la facemmo al fratello autostradale di Avigliana con, ripeto, sull'autostrada una scissione che recitava Oggi Parla Monti. Allora, era il governo Monti, il governo che aveva ribadito il finanziamento dell'alta velocità dalla Torino di Lione, e si aveva commentato le violenze polizzesche come un atto dovuto contro una popolazione insopportabilmente ribelle. Allora, Oggi Parla Monti voleva dire esattamente questo, che cosa facevo? Semplicemente salivo sull'autostrada e alzavo ciò che era simbolicamente, diciamo, le barriere autostradali, permettendo agli automobilisti di transitare una volta tanto senza pagare uno dei pedaggi più salati delle autostrade italiane. Bisogna anche ricordare che questa autostrada è stata costruita sul territorio della valle, portando via anche spazi di terreno che erano adibiti a un lavoro davvero utile, lavoro agricolo, lavoro piccolo, molto frutta, perché erano tantissimi contenti anche di tutta questa zona, e portando un inquinamento insopportabile con l'aumento di malattie, malattie respiratorie, malattie tumori, non semplice di tumori e via dicendo. Quindi, Nicoletta, mi senti? Mi senti? Ma l'opera che era assolutamente inutile e che come tale viene costruita per ogni caso. Nicoletta, Nicoletta. Per questo, dopo 3 anni di giudizio, perché domani c'è un appuntamento importante, domani mattina alle 11. Senza la possibilità comunque di attenuanti e demerito anche a persone che erano assolutamente ancora incontrate. Nicoletta, ci senti? E domani mattina volevamo annunciare il fatto che domani mattina ci sarà un presidio contro queste figure che sono state alle ore 11. Sì,
davanti al Tribunale di Torino ci sarà un presidio, una conferenza stampa, perché Nicoletta ha scelto di andare in carcere, di non chiedere... L'unica cosa che non ha detto, il resto l'abbiamo saputo. No, ma che arrivava alla fine, perché c'è un presidio e c'è anche una conferenza stampa. Sì. Assolutamente questo è da fare, le cose saranno ripetute, però è importante capire qual è il senso di questa violenza e di questa prepotenza. Non è l'unico caso, perché tutta la storia del movimento Notave è sintetizzato di queste insopportabili ingiustizie. Tutta la storia delle lotte, tutta la storia delle lotte è... Certamente, sono accusati di violenza, i nostri ragazzi sono accusati di violenza, mentre la violenza è insopportabile, con l'occupazione del territorio, con le malattie, tirando fuori a pianto un ragno da questo maledetto buco che è soltanto un passo soldato, ma che già state lontani del nostro territorio, il buco in Clarea, con la militarizzazione del territorio contribuisce a non finire, che è un po' questo valore. Ok, mandiamogli un grande applauso a Nicchi, Nicoletta Dosio, che quando veniva in prima fila era difficile stare in seconda, noi un po' meno coraggiosi che cercava dal balcone. Un grande abbraccio a te, Nicoletta. Grazie alle mamme in piazza oggi, tutto lo spazio dedicato giustamente. Domani alle 11. Davanti al tribunale dove un po' siamo abituati. Starci anche noi, dato chi non lo sa, siamo al processo, alla settima udienza, 14 novembre, è tutto bellissimo, tutti si stanno accorgendo del nostro evento, si discute se vogliamo vivere in una città dove cantare dal balcone è reato, o se cantare dal balcone di una città è addirittura obbligatorio, cosa noi abbiamo proposto, però non è detto che ci accolgono questo, vediamo come fa a finire. Bene. Difficile la vita dei manager di oggi. Il mercato è spietato. Pesce grande mangia pesce piccolo. Per diventare qualcuno, quasi sempre, ci vuole la morte di qualcuno. Un manager vive la vita senza facce, senza cuore, sempre solo, come un cane milanese. Un uomo di un altro uomo. Woo!
Ferrari, Action Bandite, il coro, tutti, tutti insieme, su, tutti quelli che devono salire, il coro, musicisti, tutti, 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 ammucchiatevi dentro in casa, mettetevi la fila indiana e attendete, perché adesso sta per accadere una cosa che servirà in un immediato futuro, un vero spettacolo dal Concertino Balconcino. Noi chiudiamo la nostra esibizione, modesta oggi, si può essere sempre di relazione, però diciamo così, secondo voi, voglio chiedervi quella cosa, adesso che siete di nuovo tanti, quanti di voi qui siete la prima volta? Quindi come ho detto 50%, il Concertino Balconcino da quello che avete visto finora, dovete gridare perché va direttamente su tutti i social, mi raccomando, così siamo più minacciosi, è stato meglio o peggio? Meglio. Di quello che vi aspettavate? Meglio. È stato meglio. Bene, grazie, venite ancora un altro un po' avanti perché lo vero spettacolo inizia, vedi come fa difficile fare il gruppo spara, quando sei, no? Quindi adesso facciamo questo nostro ultimo brano per oggi e poi ci aggiungiamo tutti al coro che è venuto oggi, che Daria presenterà al dovere subito dopo la canzone. Bene, questa è una canzone che abbiamo scritto, è sempre una di quelle intelligenti che abbiamo scritto per quei nostri concittadini che vivono nella paura. C'è questo periodo nuovo, questi ultimi anni di spargimento di odio, di proposte di disuguaglianza, è nato di nuovo il razzismo, è di nuovo come la peste, di nuovo ci sono tantissimi, diciamo un'epidemia, malati di razzismo che non escono di casa, non vanno a Porta Palazzo, non vanno a Barriera di Milano, non vanno a San Salvario, è pieno di neri, è pieno di rossi, è pieno di gialli, è una psicosi. Noi abbiamo scritto questa canzone che si chiama Pene Nero, proprio per, diciamo così, potrebbe anche essere una canzone del genere musicoterapia, nel senso tu senti la canzone e ti senti meglio, almeno un po' di sollievo. Ecco, Pene Nero perché, anche perché, diciamo, delle esperienze personali di tutti noi nella band, sappiamo che Pene Nero fa veramente bene. E quindi, ecco a voi, Pene Nero. Yeah.
Peter, a voi, attrice storica del concertino dal balconcino, con un pezzo ad hoc, vi presento Gabriella Dalfarra e intanto porto giù la seconda pentola di vin brulè. Grazie. Chiedete quanti anni ho, vi rispondo, ma cosa ve ne frega, mica diventate più giovani a chiedermelo, e io neanche rispondervi, io non ho età, sono come la mia dentiera, rido e digrigno in un corpo che non è il mio, che è troppo diverso dalla mia anima. Ah, non fa questa puzza la mia anima. E pensa di mare la mia anima. Il tempo passa, però. Come passa? Non lo so. Oppure non passa. Già, ho 16 anni e mi corre dietro mio nonno porco. E anche mio zio porco, forse tutti e due, anzi no, era Vincenzo che mi correva dietro nel granaio e mi voleva fottere nel granaio e io dicevo no, in mezzo al grano no, che mi punge la schiena e le mele no, che ruzzolano, no, meglio la farina, che diventiamo angeli candidi. E Vincenzo e io fottavamo e ci abbracciavamo e fottavamo e sentivo cantare i grilli e la luce della notte entrava e illuminava la farina e sembrava di essere su Marte, su una cometa, sulla luna bianca. Ah, che belle tette che avevo e che belle stelle fuori e che odore, le mele, il grano. Allora non ero storta come un fil di ferro piegato e non avevo il culo pieno di piaghe, vascicose, bavosa. Io ero bella, ah, non ci si crede adesso, ma ero bella, bellissima. Oppure mi ricordo, ero giovane io, dritta come un soldatino. Che belle tette dicevano, e avevo un culo che sembrava un cocomero, un tamburo, suonava patum, patum. Quindi, perché mi chiedete quanti anni c'ho? Che cazzo lo chiedete a fare? Ve l'ho detto, ne ho 10 o anche 16, anzi. 30. Muore mia madre. Mio padre piange vino dal naso. E io, per la paura di rimanere sola, mi sposo con Alfredo, che puzza di vino come mio padre. Un cazzo piccolo, nero, grinzoso, che odora di ricotta. E la notte di nozze della mamma si addormenta. Ma io volevo sposare Vincenzo. Sono entrati di notte, bussando, gridando, per far sentire a tutti che erano arrivati loro e gli hanno sparato nella gola. Non sapete chi? Non ricordate chi? I fascisti di merda hanno sparato Vincenzo, che aveva 18 anni, e a sua madre, che lo difendeva col forcone, gli hanno rotto la testa. Tanto fate finta di niente, bisogna chiuderla la storia, dire che ora è nuova la storia. Ma la storia non smette mai di sanguinare e aprono di nuovo la porta e sparano in gola. Non è vero che è così cambiata la storia? Voi volete farli tornare? Anzi, siete tornati al
soldi. Quanti anni c'ho? Ah, c'ho quelli di Vincenzo Sparato. C'ho quelli del tedesco morto nello stagno. C'ho quelli del fascista impiccato al fico. E mi ha fatto dispiaciuto. Lo avresti mai detto che saresti diventata come la zia Ida, che ogni tanto ricordava il terremoto, la casa crollata e urlava amore, i nostri denari, poverino, stridenari. Ogni notte urlava la vecchiaccia ed era piena di croste e io la dovevo grattare. Mi dicevano: gratta la zia che ha brutto, grattala con una vanina d'avorio. Culo te la metterei io la vanina. Io la odiavo. Poveri i nostri denari. E una volta che diceva così, la sua voce perfida: ehi bimba, pigra, pigra, gratta più forte che mi prude. Allora, sapete che cosa ho fatto? Le ho versato dell'acqua fredda nella schiena, un secchio d'acqua, e ho detto: to vecchiaccia di merda che non sei altro, vedi che ti passa il prurito adesso, scrofolona schifosa. Lei mi ha guardato con gli occhi bianchi stravolti. Oh, io non ero pentita, ma ho pensato che un giorno una bambina cattiva mi verserà dell'acqua fredda nella schiena e io sarò immobile su una sedia. Anche io, la vecchiaccia, sarò io, sarai tu. E mi sono accorta che non esisto più, se non per lo spazio che occupo, le medicine che prendo, il cesso che sporco, le lenzuola che bagno. Perché morire non va bene. Non si uccidono le vecchiacce, si uccide Vincenzo, i bambini, mia sorella al buio. Costruiamo 1000 posti per far vivere centinaia di vecchiacce come me. Ma ero bella, avevo una bocca bellissima, davo certi baci e morsi. Che Vincenzo diventava rosso come il vino, sudato sulla testa diventava bello come un divo del cinema e diceva: ma dove hai imparato? E cadevano le bombe e io volevo sposare Vincenzo, ma me l'hanno ammazzato i fascisti con una corda al collo, e Corinne e sua madre che lo difendeva col forcone. Ma voi vi rivolete i fascisti? Anzi, non è successo niente. Anzi, volete essere proprio come loro? E ditelo che vi piacciono, che vi piacevano, vi piaceranno sempre. Mi piace marciare come pecore. Vi piacciono gli stivaloni. Vi piace qualcuno che spara per voi. Vi piace chi dà nella testa, cazzo. Vi piacciono i preti, le armi, le medicine. Vi piace avere le auto, 2 auto, 3. Vi piace soprattutto lamentarvi, poveri nostri soldi. Potessi ammazzarvi tutti per quanto siete bastardi coi deboli e servi coi potenti. Sì, sono cose vecchie quello che dico, sì. Ma vi fanno incazzare ancora. E allora ve lo dico ancora, ve lo soffio contro senza denti. Non capite? Vi chiedo, quanti cazzo di anni avete? E da quanti cazzo di anni vivete in un paese di merda? Sì, infermiera, sì, sto gridando. E vattene pure, chi se ne frega. E lascia sporca. Sono in bicicletta e vado in discesa senza mani, apro le braccia e il vento mi entra nelle mutande. E quanto sono bello.
Basta un bandite! Durante l'occupazione della seconda guerra mondiale, durante la guerra di resistenza, per segnalare, se ce ne fosse bisogno, è stato bisogno, agli abitanti che quella era una grande operazione dei partigiani. Perché c'era sempre il loro cielo. Ha curato l'edizione di un disco, di diversi dischi
i campi partigiani raccolti le montagne, le testimonianze, dai libri di storia. E questo disco qui è stato realizzato con il coro dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, in cui coristi si sono prestati gratuitamente a questa operazione di divulgazione storica di Militanza Politica. Queste canzoni ovviamente sono nel mio DNA, che sono quando ero bambino. L'anno scorso mi è venuto in mente di renderle un pochino più attuali, arrangiandole come sentite. Applauso! Thank you.
Yeah.
questa manifestazione. Quindi si vince il bellissimo disco degli MCCS Punk Lirico che si chiama Disturbo, il nome ce l'ha dato la procura, è un electronic CD, non si useranno più i CD normali che cadono, si rompono, questa è un'innovazione, tu swappi dietro il telefonino e quello è già, c'è il disco dentro. Adesso qualcuno lo vince, il nostro Giuseppe Girardi, poeta non vedente, si è prestato al posto di vendare un bambino che mi sembra anche brutto, noi abbiamo un signore che non vede veramente e quindi garantito, diciamo così, adesso diremo i numeri. 12, numero 12, il 12esimo che è entrato c'è, se c'è deve alzare la mano, correre su,
ha un minuto di comizio e presentazione sua personale. Andiamo avanti, 12 è venuto primo, giustamente, poi ha detto ho visto, se n'è andato, non ha lasciato nessuno, noi rimarrà, perché noi firmiamo tutto, andrà anche al in tribunale, tutto questo, quindi il numero 12 si dovrà vergognare per sé. Numero 2, c'è il numero 2, andiamo avanti, allora, noi estriamo finché non c'è, quindi numero 12 e numero 2, ricordatevi quelli che erano in mezzo a voi, cioè, isoliamoli, immaginiamoli, numero 20, vedo la mano in alto, nessuno guarda i biglietti, non volete vincere, forse non dovevo dire il premio, vai, numero 19, numero 19, andiamo avanti finché qualcuno non grida io, perché poi c'è gente anche che si vergogna, numero 7, alzate un po', sì, qui c'erano 200 persone, tipo 80, 120, qualcosa così, 53, chi ha 53? State guardando i biglietti, non state guardando i biglietti, va bene, avanti. Allora chi? 17. Ok, allora alzi la mano chi guarda il biglietto suo. Alzi la mano. Cioè sono solo 4 persone. Alzate, guardate il biglietto, non avete avuto il biglietto. Dai, vai. 52. Avanti. C'è già stato. 5. Scale e pensa cosa devi dire adesso in un minuto, devi, se vuoi fare una rivoluzione, se vuoi fare quello che vuoi qui adesso, poi in un minuto vediamo come si chiama. Giuseppe Girardi, grazie, doppia funzione oggi, oltre alla sua bellissima poesia, a di bene. Come ti chiami, dove vieni? È la prima volta che sei qui, questi così qua. Mi chiamo Cinzia, vengo da Brugnasco, è la prima volta che vengo qua, sono venuta a vedere il coro dei partigiani. La tripla vittoria! Ti consegno il tuo swap card con il disco, tu adesso andrai dentro nella regia, hai visto la casa. Swappi dietro il telefonino e aspetta, così se non fu perché può darsi anche che una fregatura qui non sei mai sicuro, così vediamo anche se funziona e tutto, e adesso ti raggiungo. Hai detto che ti chiami? Cinzia. No, scusa, vuoi fare un comizio di un minuto? No, non sono capace. Grazie Cinzia, grazie. Grazie a tutti voi per le vostre donazioni, per la partecipazione, per la ricerca di questa magia che si chiama umanità, immaginati, oggi è diventata magia. Vincenzo, finiamo come sempre con letteratura. Un piccolo schizzo di un bellissimo libro di questo ragazzo che quando l'ha pubblicato, uno dei pochi nel nostro paese di tanti scrittori, era ancora minorenne, vi accompagnerà così quando, vi scombusserà definitivamente, così che quando uscite da qui niente più sarà come prima. Vincenzo Grasso. Buonasera grande pubblico del Balconcino, è un piacere sapere che Massimo mi ricorda ancora come minorenne, sono passati 4 anni da quando ho calcato questo balcone per la prima volta e devo dire che si è fatto sempre più resistente, quasi indistruttibile. Io sono Vincenzo Grasso, autore di questo romanzo, Carmen, di cui trovate alcune copie nel banchetto giù. Pubblicato dalla casa editrice Sui Generis di Oriana Conte, di cui io anche sono in rappresentanza. Vi leggo un piccolo brano, buon ascolto. Vedo la mia piccola Lolita cresciuta in un vaso di vetro trasparente per fiori insicuri. Vedo la mia piccola Lolita crescere e contorcersi, boccia sensuale come un fiore. Le si aprono i petali in un gento e mi chiede cosa fare. Ha cominciato a gridare e io ho chiuso la mia Lolita nell'armadio. Adesso la vedo, la seguo dappertutto. A volte vedo persino una bicicletta sfrecciare per il vialetto e trattendo il respiro. Credo di averla perduta.
Allora la ritrovo ferma dentro un drago, sguardo sostanziale con la Coca-Cola ghiacciata con sciroppo alla marena. La sgrido, la riporto a casa di corsa perché la mia Lolita non appartiene al mondo. La rinchiudo di nuovo nel mio armadio e di notte la sento bussare. Dice che con le mie parole la violento, dice che devo smetterla e piange, batte fino a spaccare il legno ed esce fuori con le nocche arrossate. Forse ha un coltello nelle mani, si avvicina alla mia gola fredda e nuda, mestra. E la mia fanciulla gorgare ogni notte mi ammazza. Grazie.